Tutto in piedi per Nicola, una serata che sta avendo decisamente un grande successo. Bellissima, emozionante, siamo molto contenti, felici di come è riuscita questa grande cena, questa grande festa per ricordare Nicola. Quindi ringrazio tutti, dalla società, al club, il presidente che ci ha permesso di organizzare questo evento e a tutte le persone che sono presenti, che hanno donato un po' del loro tempo e dei loro risparmi all'associazione Bimbo Tutto. Una cornice bellissima, quella dello Stadio Dall'Ara, dove questa sera gli ospiti potranno assaporare il dolce Nicola creato apposta da Gino Fabbri, maestro pasticcere, per l'occasione. Creato insieme a Marco, perché effettivamente quel giorno che ci siamo trovati è stato forse un momento, uno dei più belli che ci potessero essere, perché quando siamo usciti con una ricetta che non sarà ripetibile. È un'atmosfera unica e il dolce secondo me è solo un pretesto, questa sera doveva esserci qualcosa in più e credo che qualcosa in più il Bologna l'abbia dato, però sicuramente grazie al lavoro di tanta gente che dietro le quinte ha lavorato e si è prestata. Dico grazie al Bologna, dico grazie a tutti perché stasera sono più emozionato io di tutta questa gente qua. Io ho avuto la fortuna anche di giocarci con la Nazionale Cantanti, quindi ho preso un po' contatto negli anni con questo posto mitico, però insomma è sempre una grande emozione cantare, non mi è successo tante volte, quindi oggi me la sono goduta anche se per pochi minuti perché stiamo scappando per la Puglia, però insomma è un'emozione avere San Luca dietro e il prato del Dall'Ara davanti. C'è anche la grande novità di vedere sul prato delle persone statiche che mangiano, si gustano la serata e si vedono uno spettacolo invece dei soliti atleti, insomma, a cui siamo abituati. Grazie a Marco Di Vaio ho conosciuto questa associazione Bimbo Tu, con la quale abbiamo fatto una raccolta fondi quest'inverno e cercheremo di fare anche ancora cose in futuro. Un grande pensiero a Nicola.